E se arriva un terremoto mentre siamo in quarantena? Ho una buona notizia per chiunque si sia posto questa domanda. Non vi dovete preoccupare né dei terremoti né della quarantena. Vi dovete solo preoccupare delle seghe mentali. Che cos'è una sega mentale? Ve lo dico, come dice il professor Giacobbe, il pensiero che non dà luogo all'azione è una sega mentale, ed in particolare il pensiero che non dà luogo all'azione e che genera sofferenza è una sega mentale malefica. Chiedersi cosa fare se arriva un terremoto è una sega mentale malefica, e non adesso che siamo in quarantena, sempre. Che poi chiedersi cosa fare senza produrre un'azione è una sega mentale malefica. Se ve lo chiedete e poi iniziate a mettere in sicurezza la casa, quello è bene. Immaginate per esempio che avete mangiato yogurt scaduto o una qualsiasi cosa che vi ha devastato lo stomaco, non resistete più, state correndo in bagno e a un certo punto che fate? Pensate, e se arriva un terremoto? No, no, state andando in bagno, vi scappa, andrete in bagno comunque anche se arriva un terremoto. Per fare un esempio meno escatologico, immaginate un cardiochirurgo infantile, quindi ancora più responsabilità. Sta entrando in sala operatoria e col bisturi in mano che fa? E se arriva un terremoto mentre sto operando? No, no, non lo pensa. Si occupa di fare quello che deve fare e la fa, fine. Non deve farsi una sega mentale malefica che lo paralizza. Perché la sega mentale malefica paralizza. Come pensare, che faccio se arriva un terremoto mentre sono in quarantena? Fai quello che faresti normalmente. Esci, rispetti le distanze di sicurezza e le indicazioni della protezione civile, ma fai le cose opportune. Ma quindi, perché in così tanti ultimamente si stanno ponendo questa domanda e non solo in Italia? Uno, picchi su spacinati, cioè non hanno niente di meglio da fare e invece che ingegnarsi, diventare produttivi e inventare come avrebbe fatto il buon Isacco Newton, si fanno le seghe mentali malefiche. E due, perché effettivamente può essere che siamo più sensibili. Beh, in che senso? Non è che automaticamente la quarantena ci ha trasformato in sismometri umani. No, uno studio di qualche giorno fa ha messo in evidenza che il noise sismico, cioè il rumore ambientale, si è ridotto perché si sono ridotte le attività antropiche. Che cosa significa? Che non andando più al lavoro in auto, in autobus, in moto, in treno, quindi riducendo tutte queste attività motorie, si è ridotto il rumore generale. Quindi, stando fermi, è possibile che delle scosse, anche di magnitudo relativamente basse, si possano sentire. Rispetto a prima, che muovendoci, essendo in attività in auto, in un qualsiasi mezzo di trasporto o anche a piedi, camminando, andando a fare le commissioni giornaliere che facciamo normalmente, non le riuscivamo a sentire. Ma i terremoti sono sempre stati lì, sono sempre stati presenti, non è che stanno aumentando. A tutto questo si aggiungono anche quei simpaticissimi giornalisti che ogni volta che c'è un terremoto di magnitudo bassissima, equivalente a un scrivono i titoloni allucinanti. Terremoto di magnitudo 2.1. Manco fosse più spaventoso di Terrorren. Questi terremoti di magnitudo 2, 2,5, 3, anche 3,5 non sono forti. Le case, le strutture a queste magnitudo non crollano, non siete in pericolo. O perlomeno non dovrebbero crollare. E se dovessero crollare, la colpa non è del terremoto, è della casa. Di fatto, in Italia, i terremoti più catastrofici, cioè che hanno prodotto più danni, sono quelli di magnitudo superiori a 4,5 o addirittura a 5. Andate a vedere il video dove parlo dei 5 terremoti più catastrofici d'Italia. Quindi, ancora una volta, evitiamo inutili allarmismi e soprattutto ignorate tutti quei terremoti di magnitudo inferiore a 4. No, non andate a cliccare quegli articoli che fanno i giornalisti giusto per guadagnare qualche spicciolo da questi click.
Anche perché se parte l'isteria da terremoto, succede quello che è successo nel 2010 dopo il terremoto dell'Aquila, quando a causa di tutti sti titoloni e sta specie di fobia dei terremoti, in cui ogni giorno si diceva sono stati 50 terremoti, ci sono stati 7 miliardi di terremoti, l'INGV ha dovuto minacciare di chiudere il loro sito sui terremoti recenti. Vi rileggo una citazione di quel tempo, 10 anni fa. Il direttore diceva: stiamo valutando di non rendere raggiungibili i nostri dati via web perché vengono usati per arrivare a conclusioni che non stanno né in cielo né in terra. Inoltre, in quel periodo si aggiungeva una fake news secondo cui l'11 maggio 2011 si sarebbe dovuto verificare questo terremoto allucinante nella zona di Roma che avrebbe raso al suolo il Colosseo e non ricordo bene cos'altro. In descrizione vi lascio l'articolo del Covacons. Inoltre, sempre il direttore di quel tempo diceva: la colpa è dei giornalisti e dei politici locali che hanno le responsabilità in caso di terremoti perché non controllano le strutture. Poi ci sono coloro desiderosi di apparire e che trovano sempre qualcuno che voglia fargli fare uno scoop. In questo periodo ci risiamo. I giornalisti, ancora più annoiati, pescano ogni miserrimo terremoto giusto per farci qualche articolo. E troveranno sempre un terremoto di cui parlare. Sapete ogni giorno quanti terremoti ci sono in Italia? Solo l'anno scorso in Italia i terremoti di magnitudo pari o superiore a 2 sono stati oltre i 1800. Una media di quasi 5 terremoti al giorno. Quindi, statisticamente, ad ogni movimento che uno sente, se va a controllare può trovare conferma al proprio timore, anche se il movimento può essere stato causato dal passaggio di un camion o da un giramento di testa. Che poi dico io, ma anche quando fosse un terremoto, ma veramente la prima cosa che uno fa appena arriva la scossa è guardare l'orario per poi andare a verificare? Ma veramente? Poi l'apoteosi arriva quando qualcuno dice: ma gli scienziati dovrebbero tranquillizzare. Ma siamo scienziati, mica veggenti, come ti dobbiamo tranquillizzare? I terremoti non si possono prevedere. L'unica soluzione sta, come ho sempre detto, nella prevenzione. E qui vi cito un'altra volta quello che diceva l'ex direttore dell'INGV. Ogni volta che c'è un terremoto c'è la solita sceneggiata. Basterebbe verificare la tenuta degli edifici, abbandonare quelli che non resistono al sisma e ristrutturare quelli per cui è possibile intervenire, oltre a costruire gli edifici nuovi in maniera antisismica. In Italia, invece, si costruisce male perché tutto diventa un affare e non si fanno i controlli. Ora che siete in quarantena, potete usare il tempo per prendere quei minimi provvedimenti suggeriti, per esempio, dal sito della Protezione Civile, quali, per esempio, allontanare mobili pesanti da letti o divani, fissare alle pareti gli scaffali, oppure mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi e quelli più leggeri sui ripiani più alti ed eventualmente fissarli con un nastro biadesivo, oppure ancora tenere a portata di mano una cassetta di primo soccorso in un luogo accessibile e noto a tutti. In definitiva, 1. Non fatevi le seghe mentali malefiche. 2. Andate sul sito della Protezione Civile e vedete cosa potete fare a casa vostra. E 3. State tranquilli. Siete un po' più tranquilli?